fatto il giro del web il video amatoriale che riprende l'episodio accaduto nella tarda mattinata di martedì in via Oberdan, nel pieno centro di Taranto, in cui si vedono tre vigili urbani intervenuti per sanzionare un corriere che aveva parcheggiato il suo furgoncino in divieto di sosta davanti ad uno scivolo per disabili. Ne è nata un'animata discussione, il corriere che avrebbe rifiutato di farsi identificare è stato poi trascinato fuori dal mezzo dagli agenti e trascinato sul marciapiedi. Subito dopo si sono vissuti momenti di forte agitazione. Nel video si sente l'uomo gridare mentre cerca di divincolarsi più volte. La scena non è passata inosservata, tanto che diversi cittadini si sono schierati a difesa del corriere. Molti passanti hanno insultato gli stessi vigili e si sono vissuti momenti di tensione. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l'arrivo della polizia. In merito all'accaduto, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci fa sapere che la direzione competente ha già avviato gli accertamenti del caso e si attende una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti affinché si possa ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. Seguiremo con attenzione l'evoluzione della vicenda, sottolinea il primo cittadino, confidando che si faccia presto piena chiarezza a garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e del rispetto del codice. Ciò che si può osservare, continua il sindaco di Taranto, è una reazione molto scomposta da parte del conducente davanti all'elevazione di una multa a carico di un furgone che sostava contromano nei pressi di un'intersezione, ostruendo uno scivolo predisposto per i cittadini diversamente abili. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia. Attendiamo la relazione ufficiale, conclude Melucci, per avere un quadro più significativo. Tuttavia, se confermate, deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili.